Bentrovati a questo quarto appuntamento con l'ascolto della parola della domenica. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo, Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola, un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre, Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e la sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, Sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: Quanti salariati di mio padre! Hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano suo padre lo vide ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse, padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi, Presto portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso. Ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato e cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi, al ritorno quando fu vicino a casa udì la musica e le danze, chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose, tuo fratello è qui. E tuo padre ha ammazzato il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre, ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre, figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Per il fatto che il Vangelo è annuncio del buono e non solo è innanzitutto denuncia, ecco che ai suoi uditori, pubblicani e peccatori, Gesù consegna una parola che è già pasquale. Ma c'è anche chi senza avvicinarsi e rifiutando di ascoltare resta così fortemente avvinghiato ad una tragica, cupa e drammatica idea di Dio. Farisei e scribi, che neppure la Pasqua sembra sfregiare, mormorano, si dice di farisei e scribi, cioè si riempiono vorticosamente la bocca di altre parole perché la parola non trovi strade per incunearsi e farci fare Pasqua. Nei tre versetti introduttivi a questo capitolo dedicato alla misericordia ci sono già in nuce le figure dei due figli che incontreremo subito dopo le due parabolette della pecora e della moneta perdute, il minore e il maggiore, colui che si abbandona e colui che resiste all'annuncio di Pasqua. Misericordia. È la parola d'ordine di quest'anno giubilare, ma è soprattutto l'esperienza che dà forma al nostro vivere ecclesiale e personale. Questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Mi sorprende il padre della parabola, apparentemente arreso, comunque inerme, non mette in atto nessuna strategia per convincerlo a restare, non lo va a cercare, non si mette sulle sue tracce. È un figlio che deve lasciare libero, è un figlio che deve saper consegnare ai suoi desideri. Lui, altrettanto libero, resta in un'attesa colma di speranza, carica di fiducia, atteggiamento che gli consente di gioire e di celebrare nella festa un nuovo incontro. Questo padre è il Dio di Gesù, un padre per cui non hai smesso di essere figlio, anche se per te ha smesso di essere padre. C'è un altro passaggio da fare dopo quello di una figliolanza ritrovata, quella di una fraternità da rifondare. Il figlio minore ha smesso di essere fratello per il figlio maggiore. O comunque si sono ignorati a vicenda. La misericordia è un cuore che ti pulsa nella pancia, cioè nel luogo in cui le emozioni non si estirpano e innervando la vita diventano strada per fabbricare gli abbracci che riconciliano, che azzerano le distanze che solcano gli abissi. È il cuore del Padre che è il misericordioso. Estrarre da queste profondità l'emotivo non è impresa facile e quindi quanto è arduo far risalire da quei fondi l'energia che fa nuove le cose, che fa nuove le creature, noi e gli altri che incontriamo nuovi perché le cose vecchie sono state lasciate fluire. Nel Vangelo di questa quarta domenica di Quaresima si racconta che il bisogno, sì, il bisogno, e non è un problema, fa riesumare il dentro di noi e risuscita un desiderio soppito. Mi alzerò, si alzò. Si parte da qui per inoltrarci nel mistero della Pasqua, dal desiderio suscitato, risuscitato perché il Dio di misericordia ci prenda sul serio e nell'abbraccio ci faccia sentire vivi, ci consenta di ritrovarci. Buona domenica.